Eccoci tornati all'allenamento. Questo è il secondo video dedicato alla Bikini Body Guide 2.0, quindi il seguito di quella che conosciamo. E questo è il secondo giorno di allenamento della tredicesima settimana. Praticamente io già vi ho fatto il video sul primo giorno, quindi lunedì. Io veramente l'ho fatto, mi sa, di venerdì, di giovedì, vabbè. E poi tra quello e oggi c'è il martedì, quindi un giorno, che è dedicato, qui la chiama riabilitazione, quindi ovviamente sarebbe lo stretching su tutto il corpo, ma io non l'ho fatto. Ci ho avuto il weekend di mezzo, no? E quindi sono andata in bici, poi ho avuto la palestra, insomma. Niente, io no, lo stretching non l'ho fatto, quindi passo direttamente al secondo giorno di allenamento e vi dico quello che serve. Serve, guardo qui perché ce l'ho stampata qui, il tappetino e la corda se ce l'avete, ma come avete visto l'altra volta non è necessaria. Poi serve uno sgabello, comunque una sedia, quindi comunque un appoggio livello sedia. E i pesetti, qui parla di pesi e la palla medica, però io ho visto tranquillamente che siccome si tratta di squat da fare con la palla medica, si può tranquillamente sostituire la palla medica con i pesetti o con un pesetto, che so, da 3, 4, 5 kg. I pesetti qui che sono consigliati, loro qui parlano di pesi singoli, quindi se sono due pesi per mano, ogni peso va dai 2 ai 4 kg. E, mentre per quanto riguarda la palla medica, comunque i pesetti da utilizzare per la palla medica, al posto della palla medica si va dai 6 ai 12 kg, ma io non credo che arriverò a più di 4. E comunque niente, adesso vi faccio vedere quindi tutti gli esercizi di questo appunto secondo giorno di allenamento. Come al solito sono due circuiti, ognuno di 7 minuti, quindi si fa prima, vabbè, riscaldamento, che qui salto, non ve lo faccio vedere perché ve l'ho fatto vedere l'altro. A proposito, il video precedente a questo lo trovate alla fine di questo, se non l'avete visto. E quindi c'è il riscaldamento. E poi il primo circuito per 7 minuti, 30 secondi di pausa, il secondo circuito per altri 7 minuti. E poi com'era? Non me lo ricordo, adesso ve lo dico. 90 secondi di pausa e poi di nuovo il primo circuito 7 minuti, 30 secondi di pausa, circuito 2 e poi lo stretching. E quindi niente, adesso vi faccio vedere presso a poco gli esercizi di questi appunto circuiti e poi vi dico alla fine quello che ne penso. Thank you.
perché trovate le playlist per ogni cosa, per l'allenamento più o meno intenso, quindi che vi dà il ritmo, oppure anche per lo stretching. E quindi niente, ho fatto tutto. Ho barato, nel senso che, cioè, per me questi esercizi, tutti sulle braccia, cioè, soprattutto i piegamenti, i push-up, sono atroci, però so che facendoli, insistendo, anche facendoli magari in modo più leggero, poi tra qualche settimana li riuscirò a fare per bene, perché l'anno scorso infatti era successo proprio così. E ho barato, nel senso che alcuni piegamenti, alcune serie l'ho fatti in modo semplificato sulle ginocchia, quindi ho faticato un pochino meno. Però io all'inizio proprio non ce la faccio, perché sì, vado in palestra, ma le braccia proprio niente. Comunque l'allenamento mi è piaciuto, proprio perché è sulle braccia. E non vi ho detto che dopo la scorsa volta, per un paio di giorni ho avuto dei dolori alle gambe e anche un po' al sedere. E quindi, insomma, come primo giorno di allenamento, quello è stato veramente efficace perché i dolori c'erano. Presumo che domani mi faranno male le braccia, però per fortuna non si sono staccate. Quindi, per domani è previsto sulla guida il LIS. Quindi 35-45 minuti di attività a bassa intensità, tipo una camminata oppure una bicicletta, no? Bicicletta comunque leggera. Io farò Zumba, tanto vabbè, io faccio Zumba. E quindi ci vediamo al prossimo video per il terzo giorno di allenamento della 13ª settimana. E quindi ciao, e vado a mangiare, è ora di cena e poi doccia.